Mamma, sì, lunghissima per fare uno, un raggio laser. Cioè. Bentornati a Memoria 8-bit, siamo al negozio di Profondo Rosso, niente poco di meno che in compagnia di Luigi Cozzi per parlare dell'uscita del Blu-ray di Star Crash Scontri Stellari. Ce lo guarderemo insieme e lo commenteremo insieme. Tutto questo grazie anche al buon Alessandro Falciatore, che ha fatto la Dinit, che ci ha dato in anteprima questo Blu-ray. È stata veramente una sorpresa per tutti noi fan della fantascienza e veramente adesso ce lo gustiamo addirittura con il regista. Fantastico, cioè, compagno di aneddoti sarà Francesco Chiatante, regista di Anime Render. Ragazzi, io direi di iniziare subito. Apriamo subito il Blu-ray. C'è la classica sopra copertina cartonata, fantastica. La doppia copertina. La doppia copertina. Anzi, la tripla, perché anche dietro c'è. Questo è, è il manifesto del Blu-ray giapponese. Una cartolina, c'è un booklet. Questo è molto carino. Booklet. Scritto dei pezzi. C'è un sacco di roba scritta. E poi c'è un poster. C'è un poster. Ci sono molti extra. Un lungo servizio che avevo fatto io in una televisione privata sul making del film, sui trucchi, sugli effetti speciali. E poi c'è un bellissimo documentario brasiliano che hanno fatto dedicato a me, dedicato alla mia carriera, e parla di tutti i film, tra cui anche questo. Beh, l'idea di questo film, io ho sempre voluto fare un film di fantascienza, no? E però l'ho potuta fare soltanto quando è esploso Guerre Stellari. Inizio 79, fece quasi 2 miliardi di allora. Questi quanto erano grandi effettivamente, questa astronave? L'astronave, la Nuova Elester, era lunga così. Ecco, allora, intanto ci sono i titoli. Nome che era stato inglesizzato per motivi commerciali? Sì, perché il produttore tornò da uno dei viaggi in America dicendomi che aveva parlato con la distribuzione, perché aveva trovato subito una distribuzione americana, che però diceva che il regista non poteva essere italiano perché il pubblico grosso americano non credeva che un italiano potesse fare un film di fantascienza spaziale nello stile di Guerre Stellari. Capito. Il produttore mi disse: devi fare un film come Guerre Stellari, un film come Guerre Stellari. Questo, ma è come Guerre Stellari, cioè era un'ossessione. Ovviamente. La scelta del cast è avvenuta negli Stati Uniti, perché questo film è di produzione americana. Quanto tempo ci avete messo a scrivere la sceneggiatura? Questo l'ho scritto in meno di 20 giorni. Quando è uscito Guerre Stellari, io non l'avevo visto. Però, due anni prima, io sono il collezionista di fantascienza, in una libreria di Milano avevo trovato Star Wars, la sceneggiatura romanzata. Io l'avevo preso perché c'aveva la copertina di Ralph McQuarrie, un disegno stupendo. Una domanda, scusi, intanto, per dire, questo sembra un pezzo preso da Star Trek. C'è stata un'ispirazione? Sì, c'è un'ispirazione, ma è da Invaders from Mars. Io ho preso ispirazione da gran parte delle copertine o di Urania o delle vecchie riviste pulp americane. Questo è il set, questo è Flash Gordon. Tra l'altro, poi invece film sì, Flash Gordon. Qua dove siamo? Ad esempio, visto che già siamo in un esterno. Delta del Po. Tu, ma di lei, vedi, c'è un problema, mi pare di averlo scritto anche nell'introduzione al film, che io la volevo così per tutto il film. Però quando in America non hanno visto, fatto schifo. Lo so. Quando in America hanno visto questi giornalieri, hanno detto al produttore: attenzione, perché la televisione non ti passa il film. Certo. E allora, lui è tornato, ma ha detto: no, devi comprare. No, dipende che c'è un pazzo. Più avanti vedrete che sempre c'ha delle tute, delle cose. Non so se c'era. Poi ci sono i colori della Walt Disney, che a me piacciono i grandi cartoni tipo Dan, Dumbo, queste cose qui, che hanno quei colori incredibili. La musica era stato preso Ennio Morricone. Io quando monto i film, questo lo faccio sempre, metto delle musiche, perché io monto delle sequenze proprio con tempi musicali, eccetera. Non sono le musiche che poi avrò. Il Morricone, quando vide con me il film, dopo mi disse: ma tu vuoi queste musiche qua? Voglio un equivalente, cioè che dia questo senso all'atmosfera. Ah no, ma io, questa è musica da banda, io avevo messo la musica di Harryhausen. E lui disse: no, allora, e rifiutò.
E allora il produttore provò a cercare il musicista negli Stati Uniti e trovò John Barry, il quale accettò, però prima voleva vedere il film. Ecco Christopher Plummer. Sì, sì, eccolo qua. Aveva un contratto per 3 giorni di riprese e io l'ho finito in 1 giorno e mezzo. Gli Astronavi hanno cominciato a novembre in teatro e hanno finito che era maggio-giugno. Ma in parallelo? Alle riprese con gli attori, sì, quindi. Anche qui c'è un effetto speciale molto da Star Wars, che è questa visione di lui che vedi scompare. No, questa non è Star Wars. No, questo è Things to Come del 36, dove c'è il personaggio importante che viene proiettato più grande degli altri attori. Questa è una spiaggia dopo Tropea, appena dopo Tropea. Okay. Dove d'estate c'è un campeggio, invece noi siamo andati a ottobre, era libera. Invece questo qua, questo personaggio, come è venuto su? Questo si chiama L da Luigi, cioè la mia iniziale. Ed è robot, perché io avevo pensato all'idea di fare una trinità di eroi. No? Il robot, la donna bellissima e poi l'alieno che è il suo compagno, che poi qui però non è alieno perché l'attore non volle farsi truccare d'alieno, ma io avrei preferito proprio l'alieno. Ma i nomi dei protagonisti, tipo Stella Star? Stella Star l'ho inventato io perché era 2 volte Stella. Io me lo ricorderò sempre questa scena, perché questa è la scena di Giasone e gli Argonauti. Esatto, anni dopo vedi Giasone e gli Argonauti, esatto. E li vedi uguali. I raggirati sono aggiunti in stop motion. In stop motion i raggirati? Sì, lo vedi. Sì, sì. Perché lo stop motion si proietta quello che hai girato su uno schermo, ma lo si proietta da dietro a un fotogramma alla volta. Sì. Qui davanti c'è una cinepresa passo 1 che riprende ogni volta. Per fare il raggio laser c'è una lampada lì bandierata che manda un raggio di luce sullo schermo in quel punto. Sì, e quindi viene spostata. Viene spostata man mano. Una roba lunghissima per fare un raggio laser. Cioè, questo è il terminillo, il monte terminillo. Qui di fianco, appena fuori dall'inquadratura, c'era la strada con tutti i turisti. così sembra un pianeta deserto. Vedete, qui c'è una lunghissima discussione sul set, perché io poi la faccio apparire bellissima, con i capelli lisci, perfetta, eccetera. Dopo che è stata congelata. E mi dicevano, no, non è possibile perché è tutta bagnata. Io dico, ma questa è una favola. Chi se ne frega, lei deve essere bellissima, fantastica. Ecco, esce infatti subito asciugata. Perché la gente la vuol vedere così, almeno io da bambino l'avrei vista così. Ma è giustissima. Non è un film realistico. Che poi lui somiglia tantissimo a un personaggio di un cartone animato giapponese, fatto proprio di quegli anni, identico, ragazzi, ci ho sempre pensato, eccolo qua. Guarda, sì, è incredibile, non ci avevi pensato mai. Cioè, questi infatti sono gli stessi rumori, bolle sono di vernice. Ma anche questi polacca. Effetti sono classici degli anni 50-60. Sì, sì. Cioè. Ah, ecco, questo quindi è impossibile. Quindi qui il fumo era naturale, delle bocche. Questo è sono crateri. Quel cratere lì, dice quel buco, quello non si sa dove finisce, bisogna stare attenti quando ci vavamo lì. Perché se uno chiava di cadere finiva dentro. Il fumetto di fantascienza. Questa è la grotta di Castellana, questo è il salone centrale. Adesso che questo sono 100 metri sottosuolo. Sì, sì. Intanto è entrato in scena Hasselhoff. Noi l'abbiamo conosciuto. Cioè lui Supercar, che però è uscita molti anni dopo, uscita 4-5 anni dopo rispetto a questo film. Gli hai cambiato la carriera. Sì, lui sì. Questo è il suo primo film. Ti adorerà la follia. Sì, sì, lui sì. Siete la vita. L'abbiamo visto di recente in Guerrieri della Galassia, no? Nei Guardiani della Galassia. Ah, nei Guardiani della Galassia. Cita, ah, è vero. Cita questo film. Dove fa quella super scena? Cita la lotta con i robot. Scusa. Sì. Dice, io ho visto David Ashford che lottava con i robot. E questa scena qua. Sì. Quella che vedrai tra poco. Sì, sì. È vero. Non l'avevo mai fatto. Sì, ma i Guardiani della Galassia ci ha molto preso da Star Crash. In realtà io ho pensato ai robot perché sapevo che il nostro stop motion non poteva essere perfetto. Andavano a scatti perché non c'era l'esperienza, la bravura, il tempo di Harryhausen per farlo. Perché Harryhausen lavorava un anno. Ora il
Conte penserà che siamo. Vedi, questa è tutta una miniatura sotto e sopra. E anche qua noi abbiamo costruito solo quel ponte e questa cosa. Bellissimo quel modellino, quello lì, veramente questo. Qua. Questo sì, questo è stupendo. Questa è un'esplosione che io ho ripetuto tantissime volte nel film. E poi l'abbiamo montata a stacco su tutte ogni le esplosioni, esatto, però sono a stacco in realtà. Cosa stai lavorando in questo momento? Ma io guarda, sono ritornato 2 anni fa al cinema con Blood on Melia's Wound. Questo che ho fatto adesso è I piccoli maghi di Oz, che ovviamente è basato sul mago di Oz, ed è un'esperienza nuova perché l'ho girato con dei bambini. Dovrebbe uscire credo in DVD a settembre, ottobre, insomma. Adesso dobbiamo vedere. Ecco, questa noi la chiamavamo l'astronave spazzatura. Uh-huh. Perché questa abbiamo fatto alla fine del film, e quelle per esempio sono le boccette degli spray, vedete, degli spray vuote. Abbiamo riciclato tutto quello che c'era, avanzato nel laboratorio, e abbiamo creato, perché il budget era finito, non ci hanno dato più soldi, allora ricicliamo. Mi fa ridere pensare che ha fatto 1 giorno e mezzo e basta. Eh sì, lo vedi che è sempre lì, cioè la faccio lì, poi. Applausi! Ti vogliamo ringraziare, Didini. Assolutamente, Carlo Cavazzoni e Alex Corazza, che ci hanno regalato questo Blu-ray in modo poi da vederlo con il regista. Grazie quindi a Dinit, ma soprattutto grazie a maestro Luigi Gozzi, che questa cosa, se me l'avessero detta anni fa, non ci avrei mai creduto. Tra il nostro buon Marco, nel silenzio più assoluto, fatto l'operatore. Grazie, ci salutiamo da dietro le quinte. Mia moglie. Quindi da questa splendida location vi salutiamo. Se vi è piaciuto questo video, comprate il Blu-ray. Vi lascio in descrizione il link per poterlo acquistare. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento e commentate e diteci tutto quello che volete, sia se conoscevate già il film, sia cosa ne pensate, se per caso vi capita di vederlo. Quindi grazie a questo video, fateci sapere, e soprattutto che la forza di Grayskull sia con voi!